Anche in Sardegna sono partiti i blocchi delle principali arterie stradali. Si registrano interruzioni pacifiche al traffico un po' dappertutto, sulla 130, sulla 131 e a Cagliari. Le immagini che vedete sono state riprese nel bivio di Villa Massaglia. Anche le ragioni delle proteste dei camionisti sardi sono identiche a quelle dei loro colleghi siciliani e continentali in genere. Il caro, anzi carissimo, gasolio, la concorrenza che tende a livellare al ribasso i ricavi già peraltro ridotti a livelli di pura sopravvivenza. La crisi economica generale e le manovre del governo Monti fanno il resto. In Sardegna, che tra le regioni italiane è agli ultimi posti a livello di indicatori economici, alla protesta si aggiungono i disoccupati, il mondo delle campagne, i pensionati e coloro che lavorano da precari e non nel settore dei servizi, scuole, sanità, pubblico impiego. I forconi sardi sono ben decisi ad ottenere anche quello che il governo procrastina, ovvero riformare le istituzioni, e ogni riferimento alla legge Porcellum e alla diminuzione dei privilegi della casta non è assolutamente casuale.